Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Formula 1 22. Questo è il settimo episodio, comunque sto notando che vi sta piacendo molto. E oggi siamo qui per appunto fare una gara in carriera, ed è la gara Monaco. È la pista di Monaco, veramente, veramente difficile. Comunque, oggi volevo anche ascoltare due vostri consigli che avete fatto nei commenti. Uno, qual è? Un ragazzo mi ha detto che... Su, c'ho YouTube, esatto, salutiamo YouTube che non c'è la chat, quindi non mi potete vedere. Comunque, stavo dicendo, un ragazzo mi ha detto, mi ha consigliato di mettere i gradi del volante a 180. Io, beh, inizialmente ce l'avevo 900 perché era predefinito 900 gradi. E poi un altro ragazzo è venuto in live, perché come ben sapete, se non sapete, faccio quei video di Formula 1 li faccio in live ogni lunedì, o comunque quasi ogni lunedì su Twitch, dalle 18:30. Comunque il ragazzo mi ha consigliato di mettere 160 gradi, perché appunto mi ha detto che su Formula 1 reale e il volante dei piloti è di 360 gradi. Però un ragazzo nei commenti mi ha detto, prova a mettere 180 gradi, perché secondo me questo qua è il motivo che nelle curve, soprattutto quelle strette, quelle piccole, vai a schiantarti, comunque fai cazzate. E quindi ragazzi, oggi ho messo 180 gradi al volante. Ovviamente, per chi non sa come si fa, dovete andare nell'applicazione del vostro volante. Nel caso del volante di Logitech c'è un cerchio, cioè un simbolo del volante. Andate lì e mettete 180 gradi. E poi qui nel gioco invece dovete andare esattamente nelle impostazioni. Poi dovete andare qua su comandi, andate nel vostro volante qua, modifica, vibrazione, bla bla bla. E poi qua in basso, su rotazione massima volante F1 e F2, e mettete 180 gradi, come appunto vedete. E così avete il volante 180 gradi ed è molto semplice. E comunque oggi, cioè nella gara di Monaco, lo testeremo, essendo che lì le curve sono veramente strette. E qui ci potrà dare una mano gigantesca. Poi un altro consiglio, e ultimo consiglio, che mi avete dato sempre voi, e un ragazzo mi ha detto, prova a cambiare le marce non al limitatore, ma un po' prima. E io già prima lo facevo, ma non lo facevo per ogni marcia, lo facevo una volta ogni tanto. Quindi questa volta proveremo a farlo, non dico ogni marcia, comunque nel momento più giusto per me. Poi ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti se sto facendo giusto o no. E comunque se avete altri consigli scrivetelo pure tranquillamente. Detto ciò, ci becchiamo in gara. Dai che andiamo. Come sempre sono ultimo. Non è vero, come sempre non è vero. Perché nelle scorse live, nei scorsi comunque episodi, ero bello che in top 10, cioè ero bello, bello, bello. Ma in sta cazzo di gara, raga, veramente, è incredibile. Veramente assurda. Raga, io sto sudando. Sono i giri di gara. E non so cosa fare. Sappiate, raga, io metto già le mani avanti, perché, cioè, dico, cioè, lo sapete, sono scarso. Qui sapete che ci sono tantissimi rewind. Devo, nel senso, minchia, un bel segno della croce, buona fortuna. Porca troia che è sudato, cazzo. Neanche le gare vere, porca troia. Buona fortuna, cazzo, devo dire. Merda, c'è un'ansia assurda. E sono ultimo, raga, fai capire. Tutti soft, raga, hanno. Ma così. Pure il mio collega Button che è qua davanti. Guarda come vanno veloci loro, giustamente hanno il soft. Minchia, merda. È andata proprio già la mentale. Raga, io... è proprio pure andata. Qui, raga, prendo sempre la botta iniziale. E devo capire dove frenare. Merda. Oh, un collega qua, buonasera. Prendo il suo passo, dai che andiamo. E mi ha fatto altri FPI mio padre. Beh, ci sta. Meno male che me l'ha fatto nel rettilineo e non in curva, perché sennò mi chiamano cazzi. Chill. Ci siamo. Oh, cazzo. No, aspetta, no, in curva ero andata. Mi sto sudando di brutto. Bella, bella Fede. Vai tranquillo. Porca puttana, prima tutto qua. Devo almeno stare vicini, anche se sto ultimo, devo stare almeno più vicini. Ok, con calma. È andato di mentati. Vabbè, così va bene, così. Visto che voi piace tanto forte, decido di portare più volte forte. Ok, con molta calma qua. Mi batto qui. Minchia, ma lafti! Oh! No, non c'è un cazzo la tua strategia.
Minchia, ma qua è un botto difficile, raga. Cioè, raga, mi voleva far cambiare strategia. La mia strategia è un mostro e lui me la voleva far cambiare. Cazzo, corri, corri, corri. Già stato attaccato al culo, sarà molto difficile, raga. No, non è soft, qua è rettilineo, è un bordello. Aia! Beppe, io sapevo che in gara prendevo l'angolo, in qualifica o nel pomeriggio non lo prendevo mai. Come no, dai, se lo siete la sera come fate? Merda. Andate in metà di qua. Ok, facciamo così. Aia! Minchia li tossi per casal. Ah! Merda. Già sui dai box tutti. Minchia, già siamo giro i box. Questa storia. Aia. No, che non gioco più a forte. Ah, non giochi più a forte, merda. Ma non sono già in pit stop. Perché sta roba qua? Beh, meglio per me nel senso. Grazie zio per averlo detto, come se non me ne fossi accorto. Merda. Ok, calma, calma. Raga, sincero, è tosta, stai attaccando il culo. Perché tra queste curve qua è impossibile da fare. Ma è andato in metà. Vai, gira tutto qua. Io non capisco come va tur tur tur. Che nel senso? Perché va tur tur tur? Vedi? Ok, vado qua. Boom, perfetta curva. Che è in seconda, qua, prima. Vedi, non va, ok. Vai, terza, quarta, quinta, scala. Terza, per fare seconda. Così. Seconda qua, ci sta. Qua, così, bello così. Vai, potete anche stare la seconda, però, boh, non l'ho fatto, quindi sti cazzi. Qua, sta roba qui, non si capisce quando devo frenare. Porca puttana, sta cazzo di pista di merda. Veramente la pista più difficile del mondo, porca troia. Ma io taglio, cosa me ne frega a me? Finché posso tagliare non mi dà robe, raga, io taglio, cazzo me ne frega a me. Guarda, minchia, la fiancata nuova, cazzo mi sono fatto. Porca puttana. Merda. Aia. Minchia, ho sfregato tutta la fiancata, poverina. A Folk sempre così, per casarlo ogni tanto cambio marcia. Cambio troppe marce. Io non capisco gli altri come fanno andare così veloci. Cioè, mi hanno recuperato quelli dietro. Raga, mi dispiace, ma a sto giro mi sto deludendo. Ma io lo sapevo già, raga, avevo già messo le mani avanti, Ah, comunque per a voi video vi volevo comunicare che se mi vedete tutto quello di rosso è perché sto registrando il giorno di Halloween. Come ben sapete, registro in live questi video qua. E quindi è per questo che sono tutto rosso, perché appunto Halloween un po' a tema, diciamo un minimo a tema. Volevo essere, ecco. Giusto di una piccola parentesi. Mannaggia sto stronzo, dai, vieni, superami, bastarcolo. Aiuto! Cazzo la curva! Merda. Io do e non gira un cazzo. Oh, troppa gente qua. Aia, aia, oh, sto stronzo. No, vabbè, ma vuoi venire addosso, vuoi spaccare la macchina. Oh, pezzo di merda. Oh, guarda questi stronzi. Vada lì.
taglia tutto qua, cosa me ne frega a me. No, vabbè. Ma è un cazzo della... della penalità, sincero. Tanto ormai è da dimenticare di qua. Guarda, loro come fanno ad andare lì? Io adesso cerco di andare alla, sua, alla loro stessa velocità. Vai. Come cavoli fanno a frenare così tanto? Vai qua. Guarda, loro girano tantissimo. Ok, fai così. Vanno qua. Come cavoli fanno? Poi qua vanno a manetta. Boh, mi hanno già seminato. Come cavolo è possibile? E quello davanti a me è le hard, raga, eh. Dobbiamo andare due all'ora, a differenza mia. Porca puttana, taglia tutto qua, taglia tutto. No, merda, mi hanno dato la penalità. No, stacca tutto allora. È andato in inventario. Oh. Non me ne è un cavolo. No, raga, io sincero, sarà qua. Sono lì per ritirarmi. Guarda qua, la macchina non gira più, cavolo. Merda. Guarda, non gira sta macchina di merda. No, veramente incredibile. Io sono scarso, raga, però mica sta gara qua fa sboccare. Cioè, nelle scorse gare mica facevo così schifo. Neanche la prima volta che gioco a questo gioco facevo così schifo. Merda, sono lì per ritirarmi, sincero. Sto scrivendo male. Ah, guarda, non va. Perché non va? Io non capisco perché non va. Merda, ma sono 20 giri, non sono 14 giri. Ma mi hanno scammato. Hanno metà dei giri così. Aia, fanculo a lui. Affanculo, taglia tutto qua. No, ma... ah, perché le penalità pure mi danno? Ma vedono che sono in difficoltà, ma vaffanculo loro le penalità, no? Cos'è successo? Dimmi se stai bene. Io sto sperando male. Sto cazzo di... guarda qua che botte ho tirato. Che gioco di merda, guarda. È impossibile, raga. Oh, dove vai? Ma cazzo, ma sei andata in culo, io come faccio ad andare? Oh, pezzo di merda. Minchia, qua mi stanno per doppiare, eh. No, non è vero, ancora no. Ma io vado che tra 15 minuti devo uscire, vai da qui lo gabbone. Sì, ma sto gioco fa veramente sbocca. Guarda. Ah. Cioè, ma sta gara qua. Ma vedo che è così difficile. Ma perché la fanno? Cioè, io non ho parole. Vedo che è così difficile, non fatela. Vabbè. Io come cazzo facevo a recuperare? Chi è che ha vinto? Vinto il di merda. Come facevo a fare un minuto e 19 in sta gara? Come facevo? Mi rifiuto. Mi rifiuto di fare sta gara qua. Impossibile.